Allora, Fabrizio, è la settimana della celebrità, questa doppietta a Giulianova ha proiettato al comando della classifica dei capocannonieri del campionato di Serie C1. Probabilmente neanche tu ci avresti sperato all'inizio di questa stagione. Sì, ho fatto due gol a Giulianova, uno con la nazionale contro la Jugoslavia. Speriamo che non finisce più questa settimana, però d'altronde non guardo più la classifica dei capocannonieri, guardiamo la classifica del Casarano, speriamo di continuare così che stiamo andando bene. Senti, una stagione fino a questo momento per te decisamente eccezionale sia con il Casarano, ma soddisfazione anche con la nazionale Under 18. Sì, ero andato già una volta con la Grecia, però sono partito dalla panchina, ho fatto gli ultimi 10 minuti, mentre con la Jugoslavia ho iniziato a giocare dall'inizio. Il mister mi ha raccomandato di stare tranquillo perché era la prima volta che giocavo da titolare. È andato tutto bene, ho fatto gol, speriamo di farne un altro poi a Belgrado con il ritorno. Te l'aspettavi un inizio di stagione così per te? No, non me l'aspettavo assolutamente, però una volta che sono entrato in campo dall'inizio ho fatto gol, poi ho la fiducia dei compagni più anziani anche, come Nobile, 40, Milano, Piccino lo stesso, mi danno la fiducia che io... È importante che me la diano, quindi sto in un gruppo magnifico. Speriamo di continuare così. Al di là dei compagni, chi ti senti di ringraziare? Al di là dei compagni ringrazio il mister che mi ha dato la fiducia di giocare e anche, come al solito, tutta la società, in particolare il signor Corvino e il signor Dimitri, il responsabile sottogiorno. Senti, 9 giornate, il Casarano è lì al 4º posto, domenica prossima questo scontro d'alta classifica contro il Savoia. Sì, no, è meglio non parlare adesso del Savoia, no? Facciamo sto scaramantico, non voglio parlare, però ci stiamo allenando nella maniera esatta per affrontare questa gara, speriamo di farla nei migliori dei modi. Senti, che inizia così una sua carriera a 17 anni con tanti gol, con queste prestazioni più che soddisfacenti. In genere poi fa molta strada nel calcio. Non lo so, me lo sta dicendo lei, è la prima volta che lo sento. Comunque speriamo di continuare così anche. 17 anni, 18 non ha importanza, sto lavorando in una maniera dura con i miei compagni, quindi va bene così.